è mare, quello del mito e della storia. È mare che unisce in una breve traccia d'acqua le due sponde di un'Europa viva. È ordito di valore, bellezza, natura. È il mare Adriatico, che serba nelle sue acque e sulle sue coste rilevanti beni paesaggistici e ambientali, da salvaguardare, da valorizzare, da condividere. Ecosì è un progetto di cooperazione transfrontaliera grazie al quale 8 partners provenienti da 3 nazioni e guidati dalla regione Veneto, che è lead partner, hanno sperimentato, condiviso e attuato un programma politico di gestione coordinata per la valorizzazione e la protezione dell'Adriatico, di chi vive sulle sue sponde, di chi da esso trae vita. Inizia che è ancora notte, il giorno dei pescatori di Molfetta. La mole e la bellezza del pescato sono pari solo alla mole e alla bellezza delle parole gridate dagli astatori. Il pesce è già pronto per essere battuto in un'asta solo apparentemente caotica. Ogni segno risponde a un preciso rituale che regola i rapporti tra venditori e compratori e replica ancora oggi un saper fare tradizionale, mai dimenticato dai pescatori di questa terra. Preservare la biodiversità dell'ambiente e delle specie dell'Adriatico, dunque, è atto d'amore per un mare e una cultura del mare vitale, attrattiva e partecipata. È ricco il mare di Puglia, di risorse che nutrono l'appetito del gusto e degli occhi. Questo mare non smette mai di meravigliare con la sua inaspettata bellezza. Un progetto sperimentale condotto nell'ambito di Ecosì è consistito nel posizionamento di barriere artificiali in aree marine già adibite all'allevamento dei mitili, al fine di determinare la concentrazione e l'incremento della biomassa ittica, nonché incentivare la biodiversità in generale. Un'altra interessante azione pilota ha visto l'utilizzo della tecnica neozelandese per la miticoltura, che grazie alla sostituzione delle reti in plastica con quelle di cotone consente di rendere l'attività di acquacoltura più sostenibile per l'ambiente, nell'ottica di una sempre crescente cultura della risorsa mare. I paesaggi marini delle Marche abbracciano senza soluzione di continuità i porti delle città costiere attraversati da merci e persone. È da qui che si snodano incroci ricchi di esperienze e tradizione, originate da una vita a stretto contatto con il mare. Il litorale marchigiano, poi, è una meta turistica molto apprezzata ed è capace di catalizzare interessi e bisogni diversificati. Grazie al progetto Ecosì, tra Porto Novo e Porto Recanati sono state realizzate strutture per la raccolta delle uova di seppia. Ciascuna struttura è costituita da una corda lunga 400 metri per un totale di 250 raccoglitori di uova di seppia. Un'azione di grande efficacia, condotta in mare aperto, nei pressi degli estesi allevamenti di cozze. In una terra operosa, che trae buoni vantaggi economici dalle attività ittiche e che si affaccia su un'attraente porzione di Adriatico.
Il confronto tra la serena tranquillità del Canal Grande di Rimini al mattino presto e la vivace e ben organizzata laboriosità che si respira nel mercato ittico della città rappresenta bene l'Emilia-Romagna. Una regione dinamicamente equilibrata che da sempre appare capace di giovarsi delle molte ricchezze che derivano dall'essere una regione adriatica. Infatti, è rilevante la sua capacità di valorizzare la sua storia e di attivare interessanti realtà economiche generate da un rapporto consapevole con il mare. I centri di ricerca sottopongono a costante monitoraggio la salubrità delle acque e delle specie marine, anche al fine di garantire standard elevati rispetto alla qualità dei prodotti ittici serviti a tavola. Due sono le sperimentazioni del progetto EcoSea avviate in Emilia-Romagna. Una prima azione pilota è consistita nella semina di ostriche adulte da riproduzione su rocce adagiate sul fondale. Una seconda sperimentazione ha permesso la realizzazione di particolari strutture progettate per favorire l'attecchimento delle uova di seppia e dunque il ripopolamento in mare della specie nella costante prospettiva di salvaguardia della biodiversità marina. Il Veneto è dominato dalla straordinaria e iconica bellezza di Venezia e delle altre città lagunari. La bellezza e la salubrità del paesaggio lagunare sono beni da proteggere. E così accade che un'associazione di pescatori in pensione si impegni nel ripopolamento delle preziose fanerogame marine, piante acquatiche fondamentali per garantire buoni livelli nell'ossigenazione del mare e delle acque lagunari. La vita sui canali scorre energica come anche nei principali centri turistici della regione, che attraggono consistenti flussi provenienti da tutta Europa, interessati a un'esperienza tra mare e cultura. L'adesione della regione al progetto EcoSea ha favorito la sperimentazione di azioni pilota finalizzate al popolamento attivo della Cappa Santa. L'utilizzo di reti a lanterna sospese in mare in un'area interdetta alla pesca ha permesso il costante e puntuale monitoraggio del ciclo biologico della specie. La sperimentazione è stata condotta anche in gabbie adagiate sul fondo, nel continuo interesse a praticare buone prassi di ecosostenibilità. Ricettiva agli stimoli del Mediterraneo e della Mitteleuropa, Trieste e in genere tutto il Friuli Venezia Giulia rappresenta un solido punto di riferimento culturale. Il legame che la gente di questa regione ha con il mare è strettissimo, tanto da generare un circolo virtuoso e sensibile ai temi della ecosostenibilità tra le attività di pesca e quelle di commercializzazione del pescato. In uno dei paesaggi lagunari tra i più caratteristici dell'Alto Adriatico, dove l'acquacoltura è ancora praticata secondo i metodi tradizionali, sono state condotte due sperimentazioni. La prima ha sviluppato un programma per favorire l'alloggiamento e la schiusa in apposite gabbie delle uova di seppia raccolte dalle nasse, nell'ottica del recupero di questa importante risorsa ittica. La seconda azione, condotta in mare aperto all'interno di molto estesi allevamenti di cozze, è consistita nella progettazione e nel collocamento di 20 moduli per l'accrescimento delle popolazioni ittiche, che funzionano come vere e proprie nursery del mare. Sono stati progettati anche 40 moduli per la concentrazione delle risorse ittiche che, posti a contatto con il fondale e colonizzati da organismi marini, sono risultati catalizzatori di specie pregiate.
Questa sperimentazione è volta anche a implementare attività economiche quali il pescaturismo, le attività subacquee e il prelievo gestito delle risorse ittiche. La comunità dei pescatori della Contea è attenta ai temi della sostenibilità e lo fa rendendo attuale un approccio al mare rispettoso, caratteristico della tradizione e generativo di un equilibrio marino, come testimoniato dalle ricerche e dai monitoraggi condotti nell'ambito del progetto EcoSea. I molti eventi che hanno caratterizzato la storia della città di Rijeka l'hanno trasformata in un centro attrattivo di un turismo particolarmente interessato anche alle bellezze urbanistiche e architettoniche. L'isola di Kurk è un punto di partenza fondamentale per andare alla scoperta dello specchio di mare prospiciente la costa. È un ambiente in cui è possibile e necessario praticare un tipo di pesca condotta secondo i principi della sostenibilità e della stagionalità. Il pescato è rappresentato da specie autoctone che soddisfano un mercato più consapevole, in pieno accordo con le linee guida del progetto EcoSea. Le stratificazioni storiche e culturali recepite dalla città di Zara hanno trasformato questo affascinante centro costiero dell'Adriatico orientale in un luogo di incroci, abbracciato dalla bellezza del mare e vivificato da un rapporto continuo con esso. I suoi frutti, ben esposti al mercato cittadino del pesce, sono il simbolo di questo stretto legame con la popolazione locale. Il percorso che dalla città vecchia di Zara conduce all'isola di Koshara apre la prospettiva di un mare che offre molto all'economia del posto. La sperimentazione qui condotta intende in qualche modo restituire a un ambiente marino ampiamente utilizzato per l'acquacoltura il suo naturale equilibrio in termini di salubrità delle acque. Viene monitorata infatti la capacità delle cozze, raccolte in filari e collocate tra le gabbie degli allevamenti di pesce in policoltura, di incidere positivamente sul complesso sistema biologico marino e sull'economia della contea. Imprevista è la quieta bellezza della laguna albanese. I diversi e armonici habitat che la caratterizzano imprimono a questi luoghi un elevato valore ambientale da preservare e conservare. La pesca è condotta con metodi e strumenti tradizionali e ben si armonizza con la natura del posto. A sud di Valona, in una delle più estese riserve marine dell'Albania, la cultura del mare e della pesca incide positivamente sull'economia locale, che si è accresciuta negli ultimi anni, soprattutto per un aumento progressivo della domanda turistica. Le località balneari, pronte a recepire anche flussi turistici internazionali, si giovano di un mare bello e cristallino, da cui godere anche il paesaggio montano dell'immediato retroterra. Il progetto sperimentale, svolto nell'ambito del programma EcoSea al largo di Velipoje, è consistito nella collocazione di nasse in mare aperto per valutare la quantità e la qualità degli individui di seppia comune presente nella riserva.
È questo Adriatico, mare sensibile e delicato, che merita di essere protetto. È mare che, per le sue caratteristiche geografiche, necessita di un modello di governance innovativo finalizzato alla sua salvaguardia e alla implementazione di buone prassi legate alle attività della pesca e dell'acquacoltura. È un mare di comunità impegnate ad accrescere conoscenza e consapevolezza dell'essere spazio accogliente per una diversità che unisce. È EcoSì.